Buonasera telespettatori, bentornati al TG2000, vediamo le notizie del giorno con i nostri titoli. Ad Urbino l'ultimo saluto a Monsignor Francesco Marinelli, in tanti ai funerali dell'ex vescovo di Urbino Urbani e Sant'Angelo in Vado. Pesaro 2024, presentata la moneta ed il francobollo dedicate alla capitale della cultura. Inaugurata la biosfera in Piazza del Popolo, simbolo di Pesaro 2024. Le riprese per il film su Pasquale Rotondi ad Urbino e ai nostri microfoni il regista e i protagonisti. Volley, la Megabox battuta per 3-1 dal Novara. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale con l'ultimo saluto che si è tenuto ad Urbino all'ex vescovo Monsignor Francesco Marinelli, tante le persone che appunto hanno partecipato ai funerali. Vediamo. Ultimo saluto al vescovo Francesco Marinelli, una persona importante, 11 anni qua in città, una persona di chiesa, di cultura, importante veramente per Urbino Urbani e Sant'Angelo in Vado. Sì, è una figura, un vescovo che durante il suo episcopato ha veramente fatto tanto per il nostro territorio, Urbino Urbani e Sant'Angelo in Vado, ed è ricordato da tutti i cittadini come una persona molto attiva, e nel suo sorriso, che però ci ha accompagnato fino a questi giorni, fino a oggi che è il giorno della sua scomparsa, quando lo incontravamo per strada non era neutro, aveva sempre un sorriso, una parola, voleva interloquire. Da quando io mi sono insediato a sindaco 10 anni fa, veramente c'è stata una cordialità, un'attenzione, una voglia di sapere le difficoltà, le problematiche. Quando lo si incontrava, anche se è noto che ultimamente era nella sedia a rotelle, quindi era accompagnato, però veramente si fermava volentieri e conosceva tutto, tutto della nostra città, del territorio. È veramente stato un vescovo che sarà ricordato con piacere, con un ricordo bellissimo del suo, appunto, i suoi anni in cui è stato vescovo nella città, e oggi è stato ricordato anche da tutti quelli che l'hanno conosciuto come una persona umana, una persona buona, una persona anche capace di decidere le cose, e in questa città ha fatto tanto. Oggi si è capito dalle parole che hanno espresso i sacerdoti, appunto, anche nel ricordo. Il vescovo, che ha fatto veramente ha dato un bellissimo ricordo di lui, ma veramente si è capito quello che era. È una persona capace di guidare il suo popolo, la sua chiesa, e quindi credo che questo sia stata una cosa molto importante. Monsignor Marinelli è stato salutato oggi, grande la vicinanza da parte della chiesa, ma veramente da tutta la comunità. Certamente 11 anni di servizio episcopale, ministero in questa diocesi lasciano il segno. E d'altra parte il vescovo Francesco Marinelli era un tipo che, appunto, quando agiva, quando parlava, lasciava il segno. Aveva un modo che poteva apparire, qualcuno l'ha anche detto, un po' rude, ma in realtà era guidato da una forte passione per quello che faceva e per i sogni, i progetti che aveva nel cuore, e tanti di questi realizzati, progetti non solo materiali di cui la città, di cui la diocesi gode oggi, la ristrutturazione della cattedrale dopo il terremoto del 97, l'inaugurazione, quindi con tutto l'enorme lavoro di allestimento del Museo Albani, ma tante altre opere, tante altre azioni sotto il profilo spirituale, pastorale. Ho potuto citare durante l'omelia la sua passione, possiamo dire, per l'Eucarestia, che è al centro della vita della Chiesa, della vita dei cristiani,
Lui ha fatto tantissimo per promuovere una fede forte e autentica attorno a questa presenza reale, vera di Gesù, Gesù risorto in mezzo ai suoi discepoli, promuovendo per esempio l'iniziativa di un congresso eucaristico diocesano, come anche istituendo un movimento di preghiera chiamato Adorazione Eucaristica Perpetua nella Chiesa del Santo Spirito. Beh, insomma, ha lasciato davvero il segno. Io credo anche che abbia vissuto un tempo particolare di passaggio epocale, direi, anche per questa diocesi. Per esempio, mi hanno detto che nei 10 anni del suo episcopato ha accompagnato al cimitero, nel senso ha celebrato il funerale di forse una 30ina di preti, quindi una diocesi di antichissime tradizioni, storicamente ricca di sacerdoti, che ha visto invece questo passaggio epocale, quindi sacerdoti che invecchiavano, che morivano, e la mancanza anche di chi potesse prendere il loro posto. E da questo punto di vista lui si è dato tanto da fare anche per poter continuare a garantire anche alle piccole comunità la celebrazione domenicale dell'Eucarestia, e quindi ha voluto aprire un seminario in controtendenza rispetto a tante altre diocesi che erano costrette a chiuderlo, cioè ha, come dire, scommesso sul futuro percorrendo tante strade, no? E devo dire che questa sua azione così incisiva gliela dobbiamo riconoscere. Io oggi mi trovo ad essere qui, l'ho conosciuto quando era vescovo di Urbino e al tempo io ero rettore del seminario di Fermo, ho avuto l'occasione di incontrarlo e di apprezzare le qualità di quest'uomo appassionato, animato dall'amore per la Chiesa e che davvero ha fatto tanto, e quindi oggi siamo qui, siamo stati qui in tanti a rendergli omaggio, a ringraziarlo per il bene che ha seminato e testimoniato in questa terra, in questa chiesa particolare della diocesi appunto di Urbino, Urbania e Sant'Angelo Vado. Nel corso del fine settimana appena trascorso, i carabinieri della Compagnia di Fano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Un 27enne destinatario di un ordine di carcerazione per un furto in abitazione commesso nel 2016 è stato rintracciato ed arrestato. È stata poi controllata un'auto sospetta nel parcheggio del Fano Center, in quanto parcheggiata in un'area appartata. A bordo c'era un giovane assieme ad una ragazza che ha subito notato segni di nervosismo all'arrivo dei militari. La perquisizione ha permesso di trovare 10 grammi di eroina e 2 dosi di cocaina. In particolare poi i carabinieri di Colli al Metauro hanno controllato un ragazzo trovandolo in possesso di 2 grammi di hashish. In un veicolo, invece in un'auto, sono stati trovati dei ragazzi con una dose di cocaina ciascuno. I giovani, tutti italiani di età compresa tra i 20 e i 33 anni, trovati in possesso di droga, sono stati segnalati alla competente prefettura quali assuntori di droghe. 3 inoltre le infrazioni rilevate per violazioni del codice della strada. Le attività di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane. Ed ora a Pesaro 2024, in prefettura nella mattinata di oggi la presentazione della moneta e del francobollo dedicati alla capitale italiana della cultura. Vediamo. Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, ha la sua moneta. È stata infatti emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la prima moneta della collezione numismatica della Repubblica Italiana 2024 dedicata a Pesaro, capitale italiana della cultura. La moneta in rame, dal valore nominale di 5 euro, ha una tiratura di 4.500 pezzi e si presenta in versione fior di conio. È stata realizzata dall'artista incisore Uliana Pernazza e prodotta presso le officine della Zecca dello Stato. Da un lato riproduce Rocca Costanza, dall'altro Palazzo Ducale e la Fontana di Piazza del Popolo.
La presentazione ufficiale è avvenuta in prefettura assieme ad un altro grande omaggio pensato per Pesaro 2024, ovvero il francobollo. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, attraverso l'emissione di produzioni numismatiche, celebra da sempre elementi della cultura italiana. Pesaro quest'anno è stata riconosciuta quale capitale italiana della cultura italiana. Pertanto questo della Zecca con Pesaro capitale della cultura rappresenta un binomio naturale al quale siamo lieti di poter contribuire e partecipare nella giornata di oggi. Ricevere un francobollo non è una cosa semplicissima, che ci sono vari iter, ma la cosa importante è che è un riconoscimento che viene dato dallo Stato. E oltretutto questo francobollo viaggerà per tutta Italia e assolutamente anche per tutte le collezioni europee, e un foglio di questi francobolli raggiungerà tutte le amministrazioni postali del mondo, che in sede UPU, Unione Postale Universale, esiste un accordo per il quale noi riceviamo ogni emissione e loro ricevono ogni nostra emissione. Quindi varcherà i confini dello Stato, dell'Europa, per raggiungere tutto il mondo. Gli appassionati in Italia sono ancora moltissimi, non come molti anni fa quando tutti i ragazzi collezionavano francobolli, ma iscritti alla nostra federazione sono più di qualche decina di migliaia di collezionisti che seguono i francobolli emessi dallo Stato italiano, unico simbolo di sovranità ancora rimasto, poi così evidente e anche così bello e appassionante come oggetto da collezione. L'evento è stato il frutto della proficua collaborazione tra il Ministero delle Imprese del Made in Italy, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Poste Italiane con il Comune di Pesaro. Il Palazzo Ducale è l'emblema della città di Pesaro, quindi sono molto felice e orgogliosa sia come prefetto, ma consentitemi anche ormai come cittadina di Pesaro, di vedere riprodotto proprio la facciata sia sulla moneta che sul francobollo. Quindi siamo stati molto felici sia io che il direttore regionale dell'Agenzia del Demanio nel dare la nostra autorizzazione nella riproduzione della facciata. Chiedono un'Europa più vicina al mondo dell'agricoltura, ma anche concorrenza leale e che nei mercati si possa giocare con le stesse regole, che ci sia un giusto prezzo riconosciuto agli agricoltori. La presidente di Coldiretti Marche, Letizia Gardoni, alla guida della delegazione marchigiana che da questa mattina sta manifestando a Bruxelles in occasione del Consiglio dei Ministri Agricoli sulla proposta di semplificazione della PAC. Tra le richieste dell'Associazione Agricola anche la difesa del reddito degli agricoltori, gli aiuti ai giovani, gli scambi commerciali con i paesi esteri basati sulla reciprocità degli alti standard europei e poi ancora la semplificazione e l'accesso al credito ed un più efficace contrasto alla fauna selvatica. Ed ora torniamo a Pesaro per la inaugurazione della biosfera simbolo di Pesaro 2024. Opera viva, interagibile e in dialogo con la città e la collettività, ideata per narrare e condividere la natura della cultura della capitale italiana della cultura e lanciare così Pesaro nel futuro della modernità. È stata inaugurata la Biosfera, l'installazione scultoreo digitale unica in Europa con i suoi 4 metri di diametro e oltre 2 milioni di LED. L'idea nasce dall'esigenza di avere un simbolo di Pesaro 2024. Volevamo avere un simbolo tecnologico che tenesse insieme la natura della cultura attraverso la tecnologia, appunto. E questa sfera è davvero bellissima, credo che tutti coloro che hanno assistito al primo spettacolo se ne sono resi conto, è un oggetto unico in Europa che produce uno spettacolo audio-video unico, interattivo, ha delle potenzialità enormi. Questi sono i primi 3 contenuti che abbiamo sviluppato, ma nei mesi e negli anni se ne potranno sviluppare tanti altri, anche perché questa sfera sarà qui per tutto il 2024, sarà un'attrazione nell'attrazione e poi è un oggetto che rimarrà alla città e quindi verrà posizionato in un luogo strategico di Pesaro come nostra grande scultura digitale. Quindi questa è Pesaro nel futuro
e quindi non è solo un oggetto che racconta la storia, ma è un oggetto che lancia Pesaro nel futuro, nei prossimi anni e quindi nella modernità. La biosfera sarà così un luogo di aggregazione, promozione culturale e tecnologica tramite gli interventi audiovisivi che attraverseranno i suoi milioni di LED che combineranno arte e scienza, patrimonio culturale e tecnologia, storia ed innovazione. Parte da lontano, parte da un anno fa, l'abbiamo pensata, costruita, abbiamo incrociato due talenti pesaresi che vivono a Londra che l'hanno progettata e realizzata. E siamo riusciti a finanziarla grazie alla Casa delle Tecnologie Emergenti, questo bando che abbiamo vinto dal Ministero delle Attività Economiche di 11 milioni e 2. Quindi un bel progetto dentro un progetto complessivo di innovazione del nostro territorio che punta sulle nuove tecnologie e sull'intelligenza artificiale. Nei contenuti vengono ospitate opere di natura artistica e scientifica. La prima è Pesaro 2024 per la valorizzazione del territorio e della cultura della città. La seconda, Data Visualization Climate Change, trasforma dati ed algoritmi di entità astratte in visualizzazioni e simulazioni che stimolano una riflessione sulla relazione tra uomo e pianeta. La terza opera, Materia, è una scultura digitale all'interno della struttura modellata in real time dal movimento degli spettatori intorno ad essa. Le accensioni della biosfera sono in programma ogni giorno con i tre contenuti della durata complessiva di 20 minuti alle 10, alle 12, alle 16, alle 18, alle 20, alle 22. Ed è terminata ieri pomeriggio nel Teatro Giovanni Branca di Sant'Angelo in Lizzola la prima rassegna di commedie dei dialetti marchigiani a confronto. Lo fa sapere Ucchielli, che esprime soddisfazione assieme all'assessore Calzolari per la numerosa partecipazione, per la qualità delle rappresentazioni ed anche la bravura dimostrata da tutti gli attori che si sono esibiti sul palco. Sei le serate che appunto hanno visto partecipare tanti attori con le loro più svariate storie. E sempre ieri la Federazione Italiana Teatro Amatori, al termine della rassegna, ha premiato sul palco tutte le compagnie. Ed ancora le riprese per il film di Pasquale Rotondi ad Urbino, ai nostri microfoni il regista ed i protagonisti. Vediamo. Il protagonista Pasquale Rotondi, una storia spesso poco conosciuta, un ruolo importante che racconta una storia importante. Racconta una storia fondamentale in realtà per la storia di tutta l'umanità. Perché quella di Rotondi è stata un'impresa, se pensiamo all'epoca che ha vissuto Rotondi, in quel momento in cui la storia si è fatta davvero oscura, l'unico bagliore è stato veramente la balilla di Augusto Pretelli che lo accompagnava qui nel Montefeltro alla ricerca di un fortino sicuro dove proteggere 10.000 opere d'arte dal valore inestimabile. Importantissimo non solo per noi italiani, ma per tutta l'umanità, perché l'arte, come diceva Rotondi, è di tutti. Augusto Pretelli, autista di Piazza Urbino. Un ruolo in questo film, una storia molto importante, una storia importante per l'entroterra marchigiano ma anche per il paese. Certo, un eroe della cultura italiana, un eroe che ha salvato delle opere inestimabili ed è il più grande patrimonio salvato appunto in situazioni di guerra e contro il nazismo, il fascismo dell'epoca. Si parla anche del territorio, un entroterra che subisce duri colpi rispetto alle coste. Cosa significa girare in queste zone piuttosto che in grandi città? Beh, un'accoglienza innanzitutto incredibile, una disponibilità a far lavorare bene, al meglio, tutta quanta la troupe, e un divertimento e soprattutto un paesaggio stupendo, cioè una cosa da togliere il fiato. Ogni volta che ci svegliamo la mattina, che era anche se fosse stato presto, tipo alle 5 del mattino, quindi uno c'ha il peso di svegliarsi presto, però poi uscivi, facevi queste curve e ti trovavi dei tramonti incredibili, dei paesaggi di un'altra epoca, incredibile, bellissimo.
Una storia importante per il territorio che per la prima volta prende la veste di un film. Sì, è la prima volta infatti che questa storia viene raccontata in questo modo e devo dire io sono molto onorata di far parte di questo cast perché la storia non la conoscevo e quindi mi sono documentata molto, sono andata anche a incontrare, siamo andati insieme al regista Simone a conoscere la figlia, una delle due figlie di Pasquale Rotondi e Zia Bernardini e quindi mi sono appassionata alla vicenda che già solo su carta era incredibile, però devo dire ci sono molti retroscena interessanti. Una storia significativa per questi territori che verrà messa su schermo per la prima volta. Come stanno andando queste riprese? Cosa verrà fuori da questo lavoro? Quello che viene fuori è che cioè il primo intento di questo film è mettere in scena un personaggio vero storico che ha rischiato la vita per salvare delle opere d'arte. Allora la scommessa è: riuscirà il pubblico a capire questo slancio verso l'arte, no? Perché a volte si dice anche non si può durante la guerra si diceva, no? Cioè una vita umana non vale tutto il patrimonio artistico del mondo ed è vero ovviamente, no? Però è anche vero che i nostri monuments men italiani comunque nell'ombra hanno fatto questo lavoro e quindi lo dobbiamo raccontare. Se vuoi ti posso dire com'è nata questa storia, no? Io circa 10 anni fa è uscito i monuments men di Clooney e allora in maniera diciamo dilatata nel tempo mi sono chiesto ma in Italia cosa è successo con tutto il patrimonio che abbiamo, cioè chi l'ha salvato, perché è stata bombardata pesantemente l'Italia durante la guerra e dunque sono entrato in un mondo che io non conoscevo, bellissimo, e l'epicentro è il Montefeltro e poi insomma venire tu per tu con questo personaggio che è Pasquale Rotondi e col suo piccolo gruppetto cioè composto dalla moglie, dal suo autista, da qualche carabiniere, dai custodi e che si sono attrezzati, arrangiati, rischiando tantissimo per salvare queste opere prima dai bombardamenti e poi dalle razzie naziste, ecco insomma questa è una cosa bellissima da raccontare. Ed ora lo sport, il volley, la Mega Box battuta per 3-1 dal Novara. Vediamo il servizio. La Mega Box non riesce ad espugnare il campo della terza forza di questo campionato di massima serie di pallavolo femminile. Le ragazze bianco-verdi si trasferiscono a Novara con le migliori intenzioni, partono con la carica e la determinazione giusta per espugnare e vincere il primo set in casa delle novaresi. Secondo, terzo e quarto set è stato combattuto con l'approccio giusto, a detta delle parole del tecnico Pistola, ma che effettivamente la forza delle giocatrici di Novara non ha potuto permettere alla formazione di Andrea Pistola di vincere anche i set successivi. La differenza in campo si è messa in evidenza proprio nelle fasi conclusive di ogni parziale. Prossimo appuntamento con le Tigri Biancoverde proprio domenica 3 marzo al Pala Megabox alle ore 17 contro la formazione di Trento allenata dall'ex tecnico della nazionale femminile Davide Mazzanti. È stato un peccato perché siamo partite molto bene secondo me e probabilmente è calata l'attenzione, non lo so, qualche errore tecnico di troppo, poi onore anche a loro che comunque hanno iniziato a giocare molto bene secondo me. Ed il Comune di Pesaro fa sapere che sono posticipati al 7 marzo i due incontri pubblici organizzati per spiegare a famiglie ed imprese come procedere all'istruttoria relativa alla richiesta di contributo per i danni ai privati a seguito dell'alluvione di maggio 2023, uno spostamento di data che appunto vedrà il prossimo appuntamento giovedì prossimo alle 15.30 alle ore 17 nella sala comunale di Cinque Torri in largo Volontari del Sangue 9 per illustrare le modalità di compilazione delle domande di risarcimento come previsto dagli appuntamenti promossi dall'assessorato all'operatività del Comune e dalla Regione Marche.
Con questo è tutto, il telegiornale termina qui, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Previsioni per martedì 27 febbraio. Giornata prevalentemente piovosa. Venti moderati da est-sud-est. Mare localmente mosso. Temperature in genere stazionarie.